Dopo l'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, Francesco Totti non si nasconde più. Il settimanale Chi è uscito in edicola con le foto che ritraggono il pupone mentre esce dal portone secondario dell'abitazione romana della sua nuova fiamma Noemi Bocchi. L'ex calciatore non è da solo. Con lui, un'amica, la figlia Isabella ed Emanuele che fino a qualche tempo fa era un amico stretto di Ilary Blasi. A sinistra, Totti esce da casa di Noemi con Isabella. A destra, Mario Cauci riporta i figli all'ex moglie, foto Chi. Domenica sera, l'ex marito riporta i figli a Noemi. Le foto sono state scattate all'1:30 di notte tra sabato e domenica. Poche ore prima che il Corsera sganciasse la bomba. Come si evince dalle immagini di Chi, domenica sera, l'imprenditore Mario Cauci riporta i due bimbi avuti da Noemi Bocchi a casa della madre dopo aver trascorso il fine settimana insieme a loro. La storia con Noemi è iniziata dopo Capodanno, ha dichiarato Francesco Totti al Corriere della Sera, e si è consolidata nel marzo 2022, e, l'opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni. Noemi Bocchi, foto Chi, la stilettata di Alfonso Signorini contro Noemi. Il numero di Chi in edicola questa settimana contiene anche un'intervista ad Alfonso Signorini sulla 7ª edizione del Grande Fratello VIP, al via il prossimo 19 settembre. Tra le righe, il re del gossip lancia una stilettata a Noemi Bocchi. Alla domanda se gli piacerebbe avere nella casa la nuova compagna di Totti, il direttore di Chi risponde con una battuta: credo che Noemi Bocchi non veda l'ora di entrare nella casa, ma in un'altra casa che, a questo punto, le aspetta.